Non ha votato. Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 327 favorevoli, 9 contrari, la Camera approva. 463 Nicchi, parere contrario. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato? Caso. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 68 favorevoli, 260 contrari, la Camera respinge. Votazione dell'articolo 4, ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Palma. Hanno votato tutti? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 334 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. 402 Rondini. Rocco chiede di intervenire, prego. Per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo a questo emendamento e per argomentarlo, perché questa misura è una misura agevolativa, amplia la deducibilità di alcune spese, le spese per persone non autosufficienti e quindi incentiva quel meccanismo di compliance fiscale con cui siamo sempre stati concordi, perché chiede ovviamente che le spese vengano documentate. Ci lascia perplessa la parte relativa alla mancanza di specifica di quali di queste spese in particolare vengano ampliate, perché sappiamo che per quello che riguarda la parte contributiva, già nell'articolo 10 del decreto 917 già è prevista la deducibilità, quindi sarebbe stato sicuramente molto meglio specificare bene a quali spese ci si riferiva. Comunque il voto nostro è favorevole. Grazie. La ringrazio, avverto che il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito il tempo previsto.